Questo qui, come vedete, è bello quello che viene, quello che la trebbia riesce a tirar fuori da una semplice spiga. Sembra, ma ci vuole il tempo, ci vuole la cura e soprattutto ci vuole l'abilità del macchinista per regolare la trebbia. Antichi saperi, antiche tradizioni tramandate di padre in figlio. È a Bibbiano, frazione del comune di Capolona nell'Aretino, che la venerabile compagnia Santa Maria di Bibbiano ha rievocato l'antica battitura. Così i nostri avi ricavavano il grano e gli altri frumenti dai raccolti. A ogni chicco di grano, orzo, fave, qualunque sia il frumento, c'è una regolazione per la trebbia. C'è il vento, c'è il battitore, ci sono i giri, c'è l'inclinazione del vento, cioè a ognuna, e poi dopo si arriva a questo risultato, togliendo tutte le impurità. Uno dei momenti più importanti di un'intera comunità che ritrovava la gioia di stare insieme, di godere dei piaceri della buona tavola. Una volta la festa era la battitura nell'aia, perché la battitura nell'aia voleva dire mangiare tutto l'inverno, a seconda poi del risultato, quindi era veramente importante. Poi c'era la società di mutuo soccorso dei contadini, che tutti l'uno con l'altro partecipavano alle battiture nell'aia di ciascuno, in modo tale da portare quella manodopera che era necessaria per poter battere, e poi il giorno e la sera grandi mangiate, perché era l'occasione dell'anno anche per mangiare, soprattutto per mangiare l'occio. Anche per trovare moglie. Anche per trovare moglie, vero, vero, vero. Quante storie dietro i pagliai che sono nati. A Bibbiano la giornata si è conclusa con la tradizionale cena a base di maccheroni e occio, radici contadine della nostra bella Italia che rischiano di scomparire, ma qui i ragazzi si sono appassionati. Tu sei uno dei giovani che, ci diceva il presidente, sono stati coinvolti e hanno questa mansione di buttare giù le manne. Perché impegnarsi in un progetto del genere? È più un discorso di rievocazione storica, per mandare avanti le tradizioni. Poi è un divertimento, facendolo tra di noi, tra gli amici. È un divertimento alla fine, più che altro. Senti, ovviamente hai vissuto queste cose nel racconto dei nonni, del... Assolutamente sì, alla fine mi hanno sempre raccontato queste cose. Poi per fortuna, diciamo, sono riuscito a entrarne parte per fare queste rievocazioni e va bene così. Allora, buon lavoro, visto che ti devi tirare su un fazzoletto perché c'è tanta polvere. Sì, c'è un po' di polvere effettivamente, sì. Va bene, buon lavoro allora. Ah.